Allora, quando leggo, quando l'amministrazione del comune di Pordenone ha deciso di affrontare il tema del riassetto del territorio attraverso una variante generale di piano, avevo un po' di perplessità. Non c'è una normativa regionale a sostanziale supporto, non esiste una pianificazione territoriale regionale contemporanea e soprattutto non esiste uno strumento che consenta nei fatti una pianificazione intercomunale. Poi ho pensato, che la necessità espressa di ridefinire le regole di relazione del territorio comunale aprivano una finestra su tutte quelle questioni che le leggi regionali non hanno saputo finora affrontare. E questa amministrazione quest'amministrazione ha poi perseguito diversi livelli di corrispondenza con i cittadini e le associazioni rispetto alle iniziative di cui siamo parte e i metodi di raccolta sono stati anche fascinosi per condurmi qui. Sabato, insomma. Il primo incontro, infatti, è stato. Siamo già lì? È stato piuttosto stimolante e malgrado l'anglofilia perseguita con generosità generazionale, non sono mancati momenti per riderci un po' sopra, per cui tutte le paroline lì sono abbastanza, insomma, significative. A me hanno fatto molto ridere. Ognuno dei partecipanti ha aperto una finestra ed una visione del suo modo di vivere e di percepire il territorio, ed in molti casi ho registrato anche un definito desiderio di ascoltare, che è un elemento indispensabile per innescare un dialogo. Adesso sono in anticipo. Ogni persona con la quale ho relazionato ha assunto in un modo o nell'altro un'unicità di raffigurazione. E alcuni sono stati originali e strutturati, altri originali e strutturati. Altri un po' più morbidi, altri che esprimevano degli accenti e anche surreali alcune volte. Alcune di queste finestre erano più evocative, tipo quelle che rappresentano le associazioni, ma anche quelle che rappresentano le corporazioni, insomma, ingegneri, architetti, tutti avvocati, cose così. Ognuno con speranze e drammi, insomma, e altri erano persistenti e si aveva proprio la sensazione di parlare con il pordenonese, insomma, con quello che io immagino essere il pordenonese. Ecco, poi 20 secondi possono essere eterni. Si è parlato di molte cose, per esempio dell'area vasta, che riporto semplicemente perché c'è anche un aspetto piuttosto divertente. E mentre si parlava appunto di area vasta, della possibilità di chiudere la Ponte Banna, perché di fatto poi insomma, c'erano delle soluzioni alternative, un inizio di area vasta, che sono i vigili urbani di Pordenone e di Roveredo, insomma, mi ha dato una presenza di sé cacciandomi una multa per divieto di sosta, per cui la città vasta in qualche modo c'è e ci controlla. Va implementata, ma magari. Poi, rispetto alla questione del bene comune, del governo aperto, ho registrato la necessità di alcuni di noi di rimpossessarsi, insomma, degli spazi pubblici, quindi giocando sul corso, di avere la possibilità di buttare una palla per strada e dove magari non ci sono macchine a giocarci. Ecco, il comune per il momento ci ha dato una palla, ma ce l'ha messa un po' troppo in alto e in linea di massima potremmo andarcela a prendere. Potremmo andarcela a prendere, ecco. Adesso non so a quale cosa sono arrivato. Sì, possiamo. Ecco, rispetto alle finestre aperte, ce n'è una più evocativa, diciamo, che poi andando dopo molti anni nel Duomo di Pordenone è stata una specie di trasposizione di quello che poi la finestra rappresenta nella sua essenza, cioè la trasparenza della luce verso le cose. E qui vi ricordo, ve lo segnalo ovviamente, non ve lo leggo, ma un'intervista che Pasolini ha rilasciato a Enzo Biagi, che fa comprendere dove si è perso la continuità con l'evocato passato e a noi appartenuto e che ci piacerebbe in qualche modo ancora ci appartenesse e a cui tutti più o meno, strumentalmente insomma, lo sfruttano e lo usano, insomma. Ecco, e dopo aver evocato cose così interessanti della Smart City, purtroppo
c'è calata la shit city e shit city, scusate, io uso l'inglese perché in italiano questa cosa, ah sì, beh, chiamiamola la shit city, cioè la se lo faccia tradurre, la prego, non posso, sì, esatto. E c'è una costruzione che mi è divertito molto raffigurarvi qui per rappresentarvi questa situazione, in cui una costruzione che per leggerezza e colore, devi tornare dove eri prima, che per leggerezza e colore si era perpetuata probabilmente per un bel po' di tempo, è stata sovrastata da una cosa un po' meno, insomma, un po' più gravosa e non per nulla, insomma, interessante. E quindi con l'auspicio che la Smart City in qualche modo consideri insopportabile l'uso della lettera anonima. Cioè, è proprio una cosa che nessuno dovrebbe accettare e nessuno dovrebbe usare, perché sporca tutti, perché sporca tutti. Quindi quello che ci dovremmo accingere a fare nel guardare al nuovo piano regolatore generale, ti prego, fammi dovere, al nuovo piano regolatore generale, è quello di aprire nuove finestre, cioè di immaginarci nuove finestre, anche dove queste finestre magari non le riconosciamo, però ci sono e se si guardano bene si trovano. E rispetto al folletto e all'ognomo, il riferimento non è, sì, è un po' più alle operette morali, insomma, di Giacomo Leopardi, cioè quando noi non ci saremo, gli elfi, i folletti e gli gnomi parleranno di noi e comunque il fiume continuerà a scorrere, per cui guardiamo anche alle cose con leggerezza, che è necessario, insomma, per poter essere lucidi. Ecco, e nel salutarvi, come si fanno i bravi presentatori, volevo leggervi questa cosa, che forse riesco a leggere anche da lì, per dire che però, malgrado tutte queste meravigliose finestre, non basta aprire la finestra per vedere la campagna, il fiume, non basta non essere ciechi per vedere gli alberi e i fiori, bisogna anche non avere nessuna filosofia. Con la sola filosofia non vi sono alberi, vi sono solo idee. Vi è soltanto ognuno di noi simile a una spelonca, c'è solo una finestra chiusa e tutto il mondo fuori. È un sogno di ciò che potrebbe essere visto se la finestra si aprisse, che mai è quello che si vede quando la finestra si apre. Aprite la finestra.